Ben ritrovati a tutti amici di Radio MH di Onde Corte, di nuovo online per voi, qui con me lo splendido Doc. Ciao Doc. Buonasera a tutti, ma oggi non sono splendido perché sono un po' acciaccato e si sente la voce. Sì, anch'io sono un po' senza voce, questi tempi orribili di questi giorni. Scusate, ma la morte incombe su di me. Beh, speriamo presto, comunque a parte questo. Doc, comunque tu non sei splendido mai, questo te lo vorrei dire, però vabbè, comunque sono andiamo avanti così. Dentro. Allora, ancora una volta ringraziamo il nostro grande Geranio alla regia. Ciao Geranio! Senza di lui questa magia non sarebbe possibile. E salutiamo tutti i ragazzi che ci ascoltano, sempre numerosi sulla nostra pagina. Ragazzi, questa puntata è sempre per voi, vi vogliamo bene. Continuiamo così. Doc, comunque, a proposito di malattie, cioè sì. Sei sicuro di avere soltanto un raffreddore, un'influenza? Sì, almeno mi auguro di sì. Anche perché mi sa che stasera... Che io abbia un'altra malattia, quella no, di no, stasera. No, 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 io non te la auguro. Non te la auguro, è bellissimo. E randandandandandà. Non mi sono vinto, ho detto auguro, che è un altro termine. Non sai parlare. Sei un deficiente, comunque, a parte questo. Anche tu. Quindi, Doc, malattie orribili a parte, no? Sì. Avevi una sorpresa per noi stasera, di cosa parliamo? Sì, mentre parliamo. Io intanto vedo che diventi sempre più bianco. Sì, è cadaverico. Parliamo questa sera... Di? Parliamo quest'oggi sì. Del morbo di Morgellons. Questo, dalla regia ci giungono Raga, delle voci che voi che... non potete sentire i commenti della regia. Allora, dalla regia. Io vi invito ufficialmente a venire alla nostra trasmissione. Vediamo una cuffia e poi mi dite se riuscite a lavorare così. Comunque andiamo avanti. Regia a parte. Sì. Qua servirebbe la canzone di Super Quark. Perché inizieremo a parte pedante. Ecco, l'hai detto, la stanno cantando nelle cuffie adesso. Che cosa meravigliosa. Tu allora, devi morire, guardati giù. Il morbo di Morgellons, sindrome di Morgellons, è stata descritta per la prima volta da Mary Leitao nel 2002. Una biologa americana. Ah, ecco. Perché sono iniziati a uscire questi sintomi strani che nascono come è possibile tipo che eruzioni coetanee? Eruzioni cutanee. Cutanee. Che ho detto coetanee. Coetanee, sì, più o meno della stessa età. Non volevo dire cutanee, scusa. E la parola del giorno è coetanee. E via, andiamo avanti. Eruzioni cutanee, chiedo scusa. Mi sono incartato con i termini di questi filamenti. Dalla consistenza un po' particolare. Sono colorati, rossi, blu, bianchi. E apparentemente da alcuni studi. Allora, in precedenza nessuno sapeva cosa fossero, perché sbucavano all'improvviso. La gente accusava come sintomi un formicolio, poi comunque spossatezza, stanchezza. Ecco ragazzi, mi raccomando, la cosa importante: chiunque di voi soffra di cervicale, ecco, non spaventatevi, perché in genere c'è il formicolio nelle braccia, quindi insomma, è ben diverso. Sentivano questo formicolio che dava prurito grattandosi queste escoriazioni, no? Eruzioni. Sono anche eruzioni coetanee, imbecille. No, cioè... escoriazioni. Insomma, grattandosi uscivano fuori questi paletti, queste fibre. Inizialmente i medici, come ancora oggi, comunque moltissimi medici fanno, li ignorano oppure li scambiano per dei filamenti, quelli che rimangono magari dalle magliette, magliette, da tessuti. Al che alcuni studiosi hanno iniziato a lavorarci e pare che queste fibre siano fatte di polietilene e silicone. Quindi tutto mi stai dicendo che sono tutto tranne che biologiche praticamente? Assolutamente. Perfetto. I test riportano questo. Sì, assolutamente. Ragazzi, tra l'altro ricordiamo una cosa importante, la sindrome di Morgellons o la malattia di Morgellons, chiamatela come volete voi. La sindrome di Speaker. Allora, questa malattia, diciamo, non è ufficialmente riconosciuta ancora oggi a livello mondiale. Ma ci arriveremo. Sì, no, io giusto per mettere un attimo le mani avanti così ci facciamo capire subito.
Inoltre, malgrado ci siano più di quasi 20.000 casi, sì, sono oltre accertati, casi, diciamo, e sono in aumento, questa è la cosa brutta. Sono concentrati per lo più tra la California e il Golfo del Messico, ma da qualche anno stanno uscendo anche in Italia. Ecco qua. In Europa. Sento già il prurito addosso, io ti giuro, mi sto sentendo male. Dio, quella cosa bianca, ah, no, è sopra la maglietta. No, è un tuo capello bianco, tipo, perché non me lo sapete, ma Doc sta invecchiando precocemente e quindi comunque dicevamo, sì. È un'altra cosa importante da dire che comunque adesso lancio un'altra parola del giorno, ascolta. Cioè, voglio dire, studia, vedi che bella cosa. Ecco, la sindrome di Morgellons spare non abbia un'eziologia. Che cosa ho detto? Cosa vuol dire eziologia? Vuol dire che non si sa la causa, non c'è una non c'è, diciamo, uno studio che affermi che per via di queste determinate cose esce fuori questa malattia, va bene? È una malattia, ragazzi, che non ha una causa attualmente. Per la prima volta, speaker, ha letto quello di cui trattiamo. Oh no, ragazzi, puntate. Cioè, sto evolvendo. Sarà, bravo, il Morgellons, ti faccio non i miei so, complimenti. Sarà quello. Che ti possa cogliere la sindrome di Morgellons. Ma anche a te, guarda. No, che schifo, tipo. Queste fibre pare, e sottolineo pare, vengano usate nelle industrie di nanotecnologia per intrappolare i Viron o Viron, dipende come mi viene virus, in mente sempre virus. La parodia di Dr. House quando dice virus. Questi Viron sono dei virus geneticamente modificati e 150 volte circa più piccoli di quelli normali. Bene, tant'è che qui scatta la cospirazione. Ovviamente. E dove c'è cospirazione, c'è onde corte. Assolutamente. Radio cospirazione, sì. Tipo. Cosa dice la teoria complottista? La teoria complottista. Rende La teoria complottista sostiene che questa sindrome, questo morbo, sia strettamente collegato al fenomeno delle scie chimiche. Aiaia, qui allora sono due gli argomenti, Doc. Sì, ma delle scie chimiche ne parliamo un'altra volta. Non ne parliamo stasera. Non mai mettere troppa carne al fuoco. Eh sì, e anche un, troppe fibre al fuoco. Un argomento controverso, non ho detto conflittuale. Però l'hai detto adesso, quindi non c'è nessun conflitto. Potevi dire non c'è nessun controverso. No, non suonava bene come questa qui, comunque. Sì, di conseguenza queste persone che sostengono questa teoria dicono appunto che quando le scie chimiche lasciano queste nuvolette non sono solamente brevemente non sono solamente dei gas, diciamo, dei così gas, ma ci sono tante altre robettine dentro. Simpatiche, mettiamola così, simpatiche, e qualcuna di queste certo potrebbe essere degenerata a un certo punto questo. Perché alcuni sostengono che ci siano pure dei dispositivi nanotecnologici che da quando sono iniziate queste manifestazioni abbiano anzi queste inondazioni, era irrorazioni che hanno irrorazioni detto. E non lo sei sento, deficiente, e non lo sento. Regia, dovete alzare il microfono di là, non sì, vi sentiamo. Queste irrorazioni l'ha detto anche con queste anzi inondazioni e non sento, raga, c'ho naso, orecchie tappate, che schifo, dalle fibre tipo. E questo è un altro commento bellissimo. Quando ragazzi, non ve lo possiamo dire. Da quando sono iniziate queste irrorazioni, sì. Hanno inserito dei dispositivi nanotecnologici che sono dentro il nostro corpo. Per quale motivo? Per controllare la massa, per non lo so quale altro motivo. Beh, ce ne potrebbero essere tanti, effettivamente. Mi sembra uscito sinceramente dal romanzo di fantascienza, sì, sì. Allora, ecco, ci tengo anche a dire una cosa, questo che vi stiamo dicendo non è la nostra versione ufficiale, noi vi riportiamo quello che abbiamo studiato sull'argomento, e questa è una delle cose che si dice, ecco, va bene. Tant'è che si parla che questi dispositivi, queste fibre possano trasportare frammenti di DNA e RNA geneticamente modificati. Queste nanomatte possono anche
trasmettere informazioni, si nutrono di litio che è presente nell'acqua, quindi vanno a batteria e riescono a continuare a vivere tranquillamente. Sì, bene, sì. bene. Questa è una teoria veramente inquietante, aggiungerei. Sì. Assolutamente. Cioè, ragazzi, uscite con gli ombrelli, per favore. Cioè, cerchiamo di tenerli lontani, eh. Sì, la cosa inquietante è che si parla anche di controllo del pensiero, quindi che sia un progetto militare per tenere sotto scacco la popolazione e magari senza rendercene conto, diciamo, controllare la popolazione con queste nanomacchine, diciamo così. Sì, ma proprio le emozioni. Ah, addirittura anche proprio nel profondo, tu dici, sì, Doc. Sì, sì. Questa è un'altra cosa molto inquietante. Anche perché ci sono sempre nelle teorie complottistiche delle tecniche tipo il progetto MK Ultra, se non sbaglio. Ora non mi ricordo, ti dico la verità, Doc, non ti voglio dire una bugia, ma... No, MK... ma ci sono comunque altre teorie che cercano di... Tu parli di teorie del controllo di massa, diciamo. Controllare, ok, sì, okay, sì, sì, sì. In massa le popolazioni. Magari è semplice scopo pubblicitario. Ti mettono queste cose. E quindi c'è praticamente questo morghello, ovvero queste fibre che ti escono da sotto pelle, potrebbe essere un effetto collaterale, diciamo, sostanzialmente. No, sai perché proprio... ti dico questo? No, sì. Perché io sentivo negli studi, insomma, che abbiamo fatto sull'argomento, ho visto che effettivamente queste fibre potrebbero essere un materiale di scarto prodotto da queste nanomacchine. Come noi facciamo la pupù, diciamo così, loro fanno queste fibre. Può darsi, noi c'è cospirazioni a parte. Cospirazioni a parte, sì. Noi comunque assumiamo tanto materiale che poi va scartato. E qui lancia un jingle. Non sempre viene scartato in maniera naturale. Naturale, sì. Basti pensare nei mari, che quanti pesci insomma nuotano, quindi mangiano, ci sono tante particelle di plastica che sono talmente piccole che il loro corpo, come anche il mercurio, vengono assunte, agglomerandosi tantissime di queste particelle, aprendo il pesce si possono trovare pezzi di plastica dentro al corpo, quindi che cosa veramente schifosa, tipo magari e qua lancia un jingle, comunque Radio MH, dove c'è cospirazione c'è cazzo. La verità, questo è sul tema della marina, con un'altra voce. E tipo, non lo so, tipo toscana, non lo so, fai, no, tipo quella di Aurelio. Ah sì, Radio MH, dove c'è Radio MH c'è cospirazione, c'è... Ok. E se Radio MH si sente. Comunque adesso l'ho cambiata bene. Aurelio, questa è dedicata a te. Salutiamo Aurelio, che tra l'altro è a Torino, quindi ci auguriamo che torni il prima possibile. Ai nostri microfoni soprattutto. Portaci la gianduia. E portaci la gianduia, sì, porca miseria, guarda. Comunque, a parte questo, ma io direi pure qualche salamino, qualcosa, insomma, qualche affare. Li fanno bene, insomma, sì. Al nord pure. E salutaci la casa di Gustavo Roll. Sì, e salutaci Mauro Biglino, tanto sappiamo che prima o poi lì ci troverai sicuro. Comunque, a parte questo, salutiamo anche Mauro. A parte questo, ciao Mauro. Torniamo a Morghellons, Doc. Sì. Ah, io ti racconto il una nome, cosa divertente. Ah, ecco, sì, dimmi il nome, l'origine del nome, vai. L'origine del nome è uscito nel 1600, cioè la biologa che ha scoperto questa... Sì, perché uno dei figli morbo, era affetto da questo morbo. Tale, ripeto, Mary Leitao, si è basata su una sindrome molto simile uscita nel 1600 che lo scopritore... Ora stiamo ordinando un attimo le carte, perché, sì, perché non sappiamo dove è finito. Dove si trova? Non lo so, Doc, se non lo sai tu, insomma, voglio dire. È l'altro foglio, dannazione. Ah, ce n'era un altro, sì. Ecco, Sir Thomas Browne nel 1674, per la precisione, aveva, cioè, scambiandosi corrispondenze con un amico, aveva coniato questo termine in base a... Se non sbaglio era il nome di una città, anche,
Sì, no, io francamente non mi ricordo. Sì, se non sbaglio, tra l'altro, prende questo nome perché il caso Zero, chiamiamolo così, viene fuori proprio dalla città di Morgellons negli Stati Uniti. E da qui la sindrome di Morgellons, ecco. Vedi, dopo te l'ho detto. Sì, c'era questa patologia simile, bravo, bravo. Ma comunque la cosa strana è che compaia, quindi anche nel 1600 hai detto più o meno? Simile, in maniera simile. Ok, quindi comunque potrebbero effettivamente esserci tracce di questa malattia che viene... Come? Non c'erano le scie chimiche. Non c'erano le scie chimiche. E poi, tra l'altro, ma forse c'era qualcos'altro. Alcuni studi hanno confrontato quei filamenti che a volte si trovano quando passano le scie chimiche, sì, con quelli del Morgellons, e hanno trovato una connessione. Hanno detto che sì, cioè, è presente una connessione dove i filamenti delle scie chimiche sono di un tipo precedente, come se fosse tipo un'evoluzione, quella che è una beta, okay, un prototipo, mentre la versione che esce fuori è quella definitiva, dei corpi umani, diciamo, è quella più evoluta, quasi che si migliorasse dentro il corpo. Bene, è una bella cozzaglia di schifezze, questa, devo dire la verità, sì, veramente inquietante. Tra l'altro, la cosa divertente, ecco, ti stavo raccontando una storiellina su Morgellons, diciamo, però qua devi essere bravo tu e dirmi i nomi, perché io non mi ricordo mai i nomi dei dottori. Però in epoca abbastanza recente, praticamente, due medici su tutti, diciamo, hanno deciso di fare la loro crociata contro il Morgellons. Perché sapete, ragazzi, come va? Dopo che ci sono 20.000 casi, allora finché ce n'è uno, dici ok, quello è pazzo, va bene. Ce ne sono due pazzi, tre, quattro. A 20.000 incomincia a essere un serio problema. E dato che la malattia comunque sta aumentando in maniera esponenziale, a quanto pare, finalmente due persone sono decise a studiare questa cosa. Sì. Il dottor Castle e la dottoressa Staninger, che noi ringraziamo, tra l'altro, e speriamo che trovino davvero una soluzione. E comunque loro hanno fatto una cosa carina. Per prima cosa hanno fatto, diciamo, quello che era ovvio, cioè estrarre questi filamenti e finalmente metterli sotto un microscopio, sì, insomma, in maniera però scientifica. E non solo, hanno notato che, per esempio, questi filamenti non bruciano. Hanno provato a metterli in un forno, praticamente, sì, fino a 1700 gradi, allora, possibile, una cosa del, sì, genere. Sono, mi ricordo, arrivati ad una temperatura di 1700 gradi circa, e non bruciavano. E non bruciavano, però a 700 gradi si annerivano. Cioè, perdevano il colore, ma non bruciavano. Ma non bruciavano, perfetto, perdevano, sì, la cromatura. Tra l'altro, diciamo, hanno pure confrontato te lo stavo per dire adesso questo. Con oltre 90.000 composti presenti nei database del laboratorio, senza trovare alcuna corrispondenza. E questa è la cosa più inquietante, cioè non solo non bruciano, ma se noi li mettiamo a paragone con più o meno, hai detto quella cifra, sarà penso più o meno tutto quello che noi conosciamo di fibre naturali e non, sì, sul nostro pianeta, e non corrisponde con nessuna di queste. Quindi l'opzione 1 è che sia appunto una nuova fibra, quindi che noi non conosciamo ancora, o che venga da qualche altra parte, potrebbe anche essere questo, io non lo escluderei, insomma, alla fine. Oggi siamo, sì, molto più complottistici del solito, mettiamola così. Sì, però arriva anche la parte seria. Ecco qua, no, vabbè, ma era seria anche questa, voglio dire, no, cioè, inquietante ma seria. Ok, reale. Beh, andiamo, voglio sentire proprio. Allora, questo. Quindi, finito il complottismo, in realtà dal 2012 alcuni medici, tra cui quelli citati prima, diciamo, stanno studiando realmente questa patologia, perché sta, come stiamo dicendo, sta aumentando di caso in caso, sono quasi 1000 al giorno, no, al mondo. Mistica, cioè un bel numero, 1000, sì, al giorno, doc? Prima veniva considerata... eccolo qua! Che stavo starnutendo, lo so, si vedeva. Veniva considerata una malattia psichiatrica, perché la gente questi sintomi non portavano a nulla di concreto, tant'è che non c'è ancora un tipo di cura. Quindi come si chiama? Aspetta, che non l'ho so scritto.
il Centers for Disease Control and Prevention, più Control è bellissimo, eh? CDC Control. Control. Non ho detto control. Oddio, ti è uscito più control, ti giuro. Però vabbè, andiamo avanti, dai. Control and Prevention. This is Radio MH. Più semplicemente il CDC. Anzi, MH. Si sta impegnando a studiarla. Tant'è che stanno chiedendo pure il parere di medici di aprire un po' la mente. Perché è il caso di cercare di perlomeno identificare, ecco, sì. Quindi riconoscerla se è una malattia o meno. Eh sì, anche perché comunque per il momento la comunità scientifica reagisce bollando la malattia semplicemente come una malattia psicosomatica, va sì. bene? Quindi ve la faccio breve, cioè, come se fosse tutto. Più bello. Ecco, sì. Intanto che tu trovi il termine bello, per dirla tutta, ritengono che le fibre colorate che escano da queste ferite, diciamo, altro non siano che le fibre delle magliette stesse che rimangono, diciamo, intrappolate nel pus della ferita. Che cosa schifosa ho detto, ma parassitofobia comunque allucinatoria. E qui diciamo perché? Che scatta la parola perché? Del giorno anche qui. Parassitofobia, perché molte persone, che quasi tutti, che vengono, cioè che sostengono che di avere questa malattia, questo morbo, sì. Si sentono camminare dentro la pelle, quindi esatto, come se fossero sì. parassiti. Hanno letteralmente la sensazione di avere come degli insetti che gli camminano sì. sotto pelle. Allucinatoria, formiche, ecco. Perché di fatto non sono presenti insetti. Sì, fatto sta che poi escono queste. Allora, ecco, la comunità scientifica dice che dato che loro sentono questi insetti e quindi si grattano, diciamo, sì. sostanzialmente, allora si procurano queste ulcere semplicemente a furia di sfregare. Sì, sì. E che poi, ecco, le magliette, i maglioni di lana, queste cose si qui attaccano. Si attaccano alla ferita e quindi rimangono lì e danno l'impressione di uscire fuori dalla ferita. Ma questo non risponde però alla domanda di perché non bruciano, perché sono composte completamente in maniera differente da qualsiasi capo d'abbigliamento che avete a casa. E niente, però la comunità scientifica si ostina a dire questo. Però c'era. Del resto noi sappiamo che la comunità scientifica è sempre stata molto restia ad ammettere alcune malattie. Però ci rassicura perché sostengono che non è contagiosa. Però ti nasce fuori così dal nulla, cioè non è contagiosa, però non abbiamo la più pallida idea di come si prenda. Quindi alle volte tu vai tranquillamente a fare due passi per il centro della città e ti viene il morghello, se torni a casa felice, capito? Va bene, ok. Sì, sì, non è, non si trasmette, però ok. Vabbè, continuiamo vabbè. Così. Bene. Ci sono alcuni che sostengono che sono malattie addirittura aliene. Ah, proprio aliene, vedi? Sì, beh, questo. Che le persone che sono a contatto con gli alieni poi. Eh beh, sarebbe grave perché saremmo 20.000 in più in però crescita. Però sono eh? Tutte. Sono tutte. Come si dice? Sono tutte ipotesi, cioè. Tutte, sono, sì, sì, sì. Ognuno poi. Sì. Cioè, prendete con le pinze quello che vi stiamo dicendo, sì, perché non sono teorie definitive. Noi vi stiamo presentando l'argomento a 360 gradi con tutte, cioè, quelle che sono la le. La scienza, quindi non si pronuncia, la gente può dire quello che sì, vuole. Sì, può dire quello che vuole. Ma tra l'altro, no, la dico io, ma non vi secca prendervela sempre con i poveri alieni per qualsiasi cosa che sì, succede? Infatti. Anzi, cioè, anzi, loro sono addirittura più deboli di noi. Basta leggere La guerra dei mondi. Ah sì, è vero. Starnuto. Sì, muoiono tutti. Sconfitti. Che tra l'altro io mi credo una cosa, cioè tu programmi l'invasione della Terra in 10 milioni di anni e non ti porti la maschera antigas. Bene, bene, vabbè. Cioè, sì, no, è importante, cioè voglio dire, vabbè, andiamo avanti, dai. E loro sarebbero entità più intelligenti di noi. Sì, effettivamente, lo sanno anche i sassi, tipo, però vabbè, ok, noi abbiamo ricevuto questa vista. Intelligenti ma sciocchi. Va bene, comunque, continuando sulla scia del nostro Morgellons, mettiamola così, hai parlato di qualche caso italiano pure, giusto? Cioè, c'è qualcosa in Italia che si sta muovendo pure? Allora, in Italia, per quanto riguarda i casi italiani, non ci sono casi ufficiali, o meglio, ci sono tanti italiani che sostengono di averla, ma non vogliono mettere ovviamente il nome. Qualcosa c'è, però non sono
in grado di parlare con certezza. La cosa inquietante è che quando hanno fatto gli studi di correlazioni tra le scie chimiche e il morbo di Morgellons, hanno trovato che questi oggettini, queste robe nanotecnologiche, queste fibre che uscivano dai motori, insomma, degli aerei, diciamo, sì. In California e nel Golfo del Messico, che sono le zone più colpite, sono gli stessi, le stesse fibre delle scie chimiche che hanno trovato in Italia. Bene, quindi diciamo che un qualcosina di inquietante l'abbiamo anche qualcosa noi. In comune. Ragazzi, non è la prima volta, io vi rimando alla nostra trasmissione che facciamo sul Chupacabra, se ti ricordi? Sì. Perché, allora, lo cito, a parte perché ci sono affezionato, ma anche perché, guarda caso, anche quello è un fenomeno che nasce proprio nasce in quella America zona lì. E arriva in Italia con lo stesso modus operandi. Quindi diciamo che ho detto modus operandi, Rock, hai visto? Parola sono del ancora giorno. Sono ancora più forbito oggi. Comunque, forbito. Ho detto forbito, proprio forbito. Per sbagliare, sì. Allora, quindi a parte questo, sì, ancora una volta vediamo che effettivamente qualcosina noi la importiamo anche da fuori. E che, ma io mi domando effettivamente, anzi io mi domando e dico, no, ma... com'è possibile che noi puntualmente la madre di ogni mistero è quasi sempre il Golfo del Messico, zona Messico o zona Texas, cioè, quelle zone là sono zone interessanti dal punto di vista religioso, anche dal punto di vista alieno ci sono, cioè, diciamo che si perde un po' nella notte dei tempi, si perde nella notte dei tempi, perché quasi tutto alla fine si ricorda che sempre là c'è molto da studiare sì. Al riguardo. E comunque, ragazzi, la cosa triste di questa, ecco, sì, a me è arrivato il momento di lanciare il momento triste della trasmissione, perché ci vuole, non possiamo essere sempre allegri, ma la cosa triste è che, bene, noi abbiamo questa malattia, abbiamo tanti casi, abbiamo tante persone che passano le pene dell'inferno con questa malattia, ma la cosa brutta, la cosa più brutta è aver paura di doverlo dire, di dover affermare, di dover chiedere aiuto alla scienza, ed essere bollati come dei pazzi, cioè, e questa è la vera tristezza di questa malattia, che è una malattia che ti lascia solo perché nessuno ti crede. Solo no, perché sempre dal 2002 la Mary Leitao ha fondato proprio una fondazione di ricerche Morgellons, dove ci sono oltre 11.000 persone che sono fatte affette, sì. E quindi per chi dovesse sentire che c'è questa malattia, insomma, beh, ci auguriamo di no, però sappiate che non siete soli. Però c'è questa fondazione dove l'Italia sta iniziando a farsi appunto sentire, perché molte persone stanno scrivendo. Ok, quindi praticamente, ecco, questa è una cosa importante, ragazzi, davvero, perché effettivamente c'è bisogno che queste persone venga data una voce e venga soprattutto spiegato il perché hanno questa malattia, e soprattutto che gli spieghino che è effettivamente una malattia e non che sono pazzi loro, perché comunque diciamo che i dati ci sono tutti quanti, quindi chissà che magari un giorno la comunità scientifica non ci faccia la grazia di riconoscerla. Ancora non si può dire, è una strana sindrome. Però non si capisce per quale motivo esce, sì. E quali a quali cause porta. Cioè, sì, effettivamente non c'è questa cosa che esce, ma non c'è. Oltre a non ha uno scopo, mettiamola così. Ecco, mentre la maggior parte delle malattie, diciamo, ha uno scopo, nel senso, si sa che quando uno porta a debilitare il corpo o debilita il corpo, ti porta alla morte nella peggiore delle situazioni. Questo...
Questo apparentemente, a parte queste eruzioni cutanee, non fa niente. Insomma, non c'è niente di documentato che testimoni che chi è al Morgellons campa un anno in meno, tanto per fare, no, tanto per fare un esempio. Da solamente molto fastidio. Da solamente molto fastidio, ecco, questo sì. Apparentemente sì, è vero, non ha uno scopo, perché non si capisce per quale motivo debbano uscire queste fibre. Non ce n'è proprio ragione, ma comunque un giorno magari qualcuno risponderà alla nostra domanda. Ma sì, assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, io volevo lanciare una piccola cosa, una piccola pubblicità, mettiamola così, sulla nostra radio. Ovvero, continuate ad ascoltarci, perché da qualche puntata a questa parte succederà qualcosa all'interno della trasmissione, mettiamola così. Cioè, stiamo programmando uno scherzettino così, però vediamo se riuscirete a capire. Comunque, andiamo avanti. Siamo quasi tanto allo scadere della nostra trasmissione, quindi chissà quante menti abbiamo solleticato oggi intorno a questa malattia, e chissà quanti col Morgellons saranno andati a trovare la fondazione. Sì. Ragazzi, io qui a questo punto vi lancerei una domanda. Avete mai avuto modo di studiare, tra virgolette, questa malattia? È la prima volta che qualcuno la sentite? Conoscete qualcuno che magari, ecco, purtroppo è affetto da questa malattia? Per qualsiasi cosa, la nostra redazione è sempre a disposizione. Siamo pronti a darvi una voce, ricordatevelo. Sì. Radio MH è anche vostra. In pagina Facebook Radio MH. E niente, sulle note della nostra sigla siamo arrivati alla fine della trasmissione, e ancora una volta noi vi ringraziamo per averci ascoltato, vi abbracciamo tutti e vi rimandiamo alla prossima settimana con qualche nuovo tema scoppiettante. E ancora una volta io e Dog, Dog, sì, ti chiamo Dog, vi lasciamo col nostro tormentone. Vai Dog, insieme 1, 2, 3 stay tuned. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.